Per la realizzazione di questo progetto io ho utilizzato 4 gomitoli di Naco Vals. La sfumatura eh, che ho utilizzato io è questa, che va da un grigio perla, passa a dei toni leggeri del marrone per poi ritrovarsi sul viola e poi sul blu. Io ne ho usati 4 gomitoli. È un 100% acrilico, ma è un acrilico morbidissimo e molto lucido, molto bello da, da vedere, molto molto bello anche da lavorare. Allora, le caratteristiche di questo filato, eccole qua, sono 100 grammi, quindi io ne ho usati 400 grammi in totale, eh, per 240 metri a gomitolo. L'uncinetto consigliato... Eccolo qua è un uncinetto del due e mezzo e i ferri 4/4 e mezzo. Io ho lavorato tutto con l'uncinetto per realizzare la nostra eh, maglia sciarpa. Eh, io ho utilizzato un uncinetto molto più grande. Io ho usato un uncinetto del 5. Eccolo qua. Vediamo se si mette a fuoco. Ok, un uncinetto del 5 perché eh, la lavorazione, eh, il punto che sono andata a scegliere è un punto a nodini e quindi mi serviva che la lavorazione fosse eh, morbida. morbida perché eh, mi serviva un punto sostenuto e un pochino elastico. Quindi valutando il tipo di punto che ho scelto e... L'utilità nel progetto io ho preferito lavorare il mio filato con un uncinetto del 5. Quindi come vi dicevo queste sono le sfumature di colore. Eh... Io vi lascio sempre nel box informazioni, le informazioni nella descrizione sotto, eh, il link della pagina di merceria.spillo che trovate su Facebook dove potete contattare Marisa Marino se siete interessate a questo tipo di filato che vi assicuro è da provare perché è bellissimo. Eh, nel, sempre nella descrizione vi metto anche il link della sempre della pagina merceria.spillo, ma proprio dell'album dove potete andare a vedere tutti i colori e tutte le, 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 le sfumature, le gradazioni che ci sono. Poi per qualsiasi informazione contattate eh, Marisa eh, che vi sa... Eh, accompagnare nell'acquisto e anche eh, rispondere alle vostre domande su, qua, su quello che riguarda il filato molto meglio di quanto possa fare io io compro e uso eh, lei vende e la differenza è questa io compro e uso quindi per le informazioni tecniche del filato eh, se contattate Marisa, avete molte più risposte di quelle che eh, posso darvi io. Io posso rispondervi su eh, quello che è la qualità, su quello che è il come mi sono trovata io su un filato, ma eh, poi su, sulla vendita. Io ve lo ripeto sempre: lo dico anche sempre nel gruppo. Io non vendo i filati. Eh, i, I filati io compro e utilizzo i filati. E vi consiglio i filati che io compro e che io apprezzo. Tutto qua allora. Quindi per la nostra sciarpa, per la mia taglia, io ho usato quattro gomitoli. Eh, diciamo che è una sciarpa, quindi dobbiamo lavorare in lunghezza, e questa sciarpa poi deve avvolgere il corpo. Quindi, eh, del, più è grande la taglia che dovete andare a realizzare, più gomitoli vi serviranno perché la sciarpa dovrà essere più lunga. Più è piccola la taglia che dovete andare a realizzare, e quindi i gomitoli che dovrete utilizzare sono inferiori questo per quanto riguarda tutta la nostra sciarpa e tutta la nostra lavorazione. Mentre le rifiniture, quindi le cuciture in rilievo che sono andata a realizzare, volevo staccarle, quindi io ho lavorato con un filato diverso e per fare le mie cuciture io ho usato eh, l'acrilico bravo, quindi sono rimasta sempre sull'acrilico, però questo non è lucido e quindi crea un bel contrasto. Allora, vi faccio vedere messi insieme. Eccoli qua. Io ho eh, abbinato la lavorazione in questo modo, questo grigio si abbina molto bene al grigio che c'è nella mia sciarpa, però cambio il tipo, la qualità di acrilico, quindi questa non è più lucida e, e viene, viene un bel effetto, anche perché di questo ne useremo veramente poco solo per fare rifiniture e cuciture. Allora, di questo ve ne basta un gomitolo e vi avanza anche. Eh, le caratteristiche di questo, come vi dicevo, è un certo 100% acrilico ma diverso dal Naco Vals, completamente un'altra cosa. L'uncinetto con cui si lavora è un uncinetto del numero 3,4, mentre la metratura sono questi sono 50 grammi, eccolo qua, sono 50 grammi e sono 133 metri. Anche questo io vi lascio sempre, eh, trovate sempre il link perché io l'ho sempre comunque acquistato da merceria.spillo quindi nella descrizione vi lascio il link vi lascio anche la pagina eh, direttamente dell'album dove andare a vedere tutti i colori e di questi filati avete veramente l'imbarazzo della scelta su, eh, su sulle colorazioni. Allora detto questo, io passerei alla progettazione e la realizzazione della nostra maglia. Nelle foto di presentazione, eh, io vi ho messo due foto: vi ho messo la foto eh, della sciarpa realizzata con Naco Valse e poi un'altra foto di una maglia uguale ma lavorata in grigio. Eh, questo progetto nasce eh, da una foto che, eh, mia personale che è stata pubblicata nel gruppo insieme tra Chiacchiere e Gomitoli eh, chiedendomi Franci la rifai. Ovviamente io non vado a rifare una foto, eh, un, un... mi annoio a fare lo stesso lavoro, quindi non, potevo, non ce la facevo ad andare a rifare la stessa lavorazione. Oltretutto il filato che avevo usato era un filato di battaglia che avevo in casa per imparare e quindi ho detto va bene, la rifaccio e eh, la rifaccio con un altro punto. Quindi vi do un paio di indicazioni perché veramente questo lavoro può essere fatto con, con, con qualsiasi lavorazione voi vogliate. Allora. Io ho lavorato due sciarpe e le ho lavorate in, por, apportando delle varianti, delle piccole varianti. Questa sciarpa, questa maglia sciarpa, quindi quella in grigio, ha un'ampiezza, quindi ho lavorato una sciarpa che avesse la larghezza di 15 cm. Quindi ho montato le mie maglie per arrivare ad avere 15 cm. Quella invece nuova... Io l'ho fatta un pochino più grande, proprio perché non volevo fare la stessa eh, la stessa lavorazione e eh, la stessa proprio la stessa identica cosa, quindi sono andata a lavorarla un pochino diversamente e ho fatto una sciarpa di 18 cm, ampiezza 18 cm. Allora, potete scegliere, io vi consiglio, non fate la più piccola di questa, non fate la più grande di quella colorata. Perché poi quando andremo a cucire vi rendete, renderete conto eh, che se la fate più ampia questa parte eh, vi dà fastidio. Quindi questa è un po' più piccolina, quell'altra è un pochino più grande, ma giocatevela tra i 15 e i 18 centimetri, non più grossa. Poi, altra cosa che vi posso dire, se vi piace questa lavorazione sono giri normalissimi di eh, maglie alte prese in costa eh, retro quindi un giro di maglia alta normale e il giro successivo viene preso in costa retro ho lavorato tutta la mia sciarpa con questa lavorazione tranne la parte sotto che sono andata a lavorarla con il filato che ho usato per le cuciture, per dare un colpo di colore, perché sennò questa era veramente tutta grigia. E qui ho lavorato un giro di mezze maglie alte normalissimo e il giro successivo è un giro di maglie alte separate ognuna da una catenella, ovviamente separato anche la parte sotto, quindi una maglia alta, salto una maglia sottostante, catenella di separazione una maglia alta e sono andata avanti così. Il giro successivo tutto mezzo maglie alte, quindi una mezza maglia alta sulla maglia alta sottostante, una mezza maglia alta nell'archetto e ho lavorato la mia sciarpa. Ora io questo non ve lo faccio vedere perché è una lavorazione semplicissima. Eh, la particolarità di questa maglia è che qualsiasi voi dovete andare in realtà a realizzare una sciarpa, quindi qualsiasi punto decidiate di fare, l'importante è che sia un punto che dia un po' di elasticità. Questa è la cosa importante. Eh, poi potete davvero lavorare qualsiasi punto vi piace, quindi prendete uno schema, prendete un tutorial, prendete qualsiasi cosa dove c'è un punto che lavora in lineare e che si sviluppa su, tre, eh, su 15 o 18 cm, 17, quello che avete scelto, stando dentro quel range, e lavorate la vostra sciarpa. Potete veramente fare tutti i modelli che volete, l'importante è che ogni lavorazione che andate a realizzare abbia questo effetto. Deve essere un po' eh, elastica, per quello che io ho lavorato con un uncinetto più grande, proprio per rendere anche questa lavorazione che è un pochino più fitta e un pochino più elaborata di quella precedente, comunque elastica in modo che possa seguirmi eh, sul corpo. Benissimo. Noi adesso andremo a realizzare questa lavorazione. Io ho lavorato in questo modo, ve la faccio vedere, tre gomitoli del mio eh, Naco Vals, lavorando sempre, eh, sempre con la stessa lavorazione, poi ho chiuso il filo, da qui in poi prima andrò a cucire, dopodiché, proseguirò sempre con l'ultimo gomitolo che mi è rimasto di Naco Vals con una lavorazione diversa sul fondo della maglia per renderla un pochino mh, più dinamica, allora vi do anche la misura di quanto è lunga se eh, trovo il metro ah ecco che me lo sono appoggiato sulla gamba vi do anche la misura di questa della lunghezza della sciarpa che ho realizzato quindi sono ah, qua siamo 150 tiro ancora 150 200 212 Uh, 212 cm, quindi io con tre gomitoli ho realizzato una sciarpa di 212 cm. Eh, arrivata ad aver usato i tre gomitoli e ad avere più o meno 212 cm di lunghezza, quindi sono due metri buoni di, di, di sciarpa, mi sono fermata perché andrò a cucire per poi continuare e scegliere qualcosa di più dinamico. Ora iniziamo con eh, la realizzazione del nostro punto. Quindi andiamo a realizzare la nostra sciarpa. Ora io per la sciarpa eh, che, che ho realizzato ho montato 26 catenelle. Ve lo faccio vedere su un campioncino e quindi ho montato 14 catenelle, ma sono più che sufficienti per farvi vedere la lavorazione. Sto usando lo stesso uncinetto, lo stesso filato, ma ve lo faccio vedere in più piccolo. Voi considerate che per la mia sciarpa, con questo filato e questo uncinetto, ho montato 26 catenelle. Ehm, il, il disegno si sviluppa sempre su un unico giro, quindi una volta visto un giro, eh, la lavorazione poi resta sempre quella. Quindi, eh, 14 catenelle. Voi, eh, se avete fatto quello che faccio io, ne dovete montare 26 più una prima catenella. Quindi, in realtà, andrete ad averne 27. Ora saltate la prima catenella, entrate nella seconda e andate a realizzare una maglia bassa. Questo è il primo giro per avviare la nostra sciarpa e non c'entra niente poi con la lavorazione di tutto il resto. Quindi andiamo a lavorare una maglia bassa dentro ogni catenella sottostante. In questo modo lavoriamo tutta, tutte le nostre catenelle con delle maglie basse. Io ora lavoro le mie 14 maglie e ci vediamo poi alla fine del giro. Ora, ricordatevi che per realizzare questo punto devono essere sempre eh, maglie pari, quindi potete montarne 26 come ne ho fatte io, potete farle di più o di meno, ma sempre come numero pari. Arrivata alla fine del giro, io ho lavorato l'ultima maglia nell'ultima catenella, mi alzo con una catenella e volto il mio lavoro. E adesso iniziamo a lavorare il nostro, ehm, il nostro punto, il nostro motivo. Allora. Entro con l'uncinetto nella primissima maglia, quella proprio sotto le catenelle. In questo modo. Carico sul filo ed esco. Vediamo. Ok, vediamo se riesco ad ingrandirvi un pochino. Eh. Una volta che ho sul filo, entro con l'uncinetto nella maglia eh, bassa successiva. Carico sul filo, esco. Ho 3 catenelle, carico sul filo e le scarico tutte e tre. Ora nuovamente rientro con l'uncinetto nella maglia dove ho appena eh, realizzato la maglia, quindi nella stessa maglia dove ho appena lavorato. Entro con l'uncinetto, carico il filo ed esco. Mi sposto nella maglia bassa successiva, entro con l'uncinetto, esco, carico sul filo e le scarico tutte e tre. E abbiamo fatto il nostro secondo punto. Nuovamente entro nella stessa maglia dove ho già lavorato, quindi la maglia proprio sotto, dove c'è già la lavorazione. Entro con l'uncinetto, carico il filo ed esco. Entro nella maglia bassa successiva, carico sul filo, esco. Ho sul mio filo tre maglie, carico sul filo e le scarico tutte e tre in questo modo. E questa è la lavorazione che andiamo a ad effettuare oggi la camera fa i dispetti. Ok, ora di nuovo rientro nello stesso nella stessa maglia dove ho appena lavorato. Carico sul filo ed esco, entro nella maglia bassa successiva, carico sul filo ed esco, carico sul filo e scarico tutte e tre le maglie in questo modo. Lo facciamo insieme ancora una volta. Quindi entro con l'uncinetto nella maglia sottostante che ho appena lavorato, vedete che c'è la lavorazione, io ci rientro, carico sul filo ed esco. Rientro nella maglia successiva, carico sul filo, esco, ne ho su tre, carico sul filo e le scarico tutte e tre. Nuovamente rientro nella stessa maglia che ho appena lavorato, carico sul filo, esco. Entro nella maglia successiva, carico sul filo, esco. Ho su tre fili, carico il filo, li scarico tutti e tre. In questo modo. Andiamo avanti a lavorare tutto il nostro, ehm, tutta la nostra fila, quindi tutto il nostro secondo giro, nello stesso modo. Entro nella stessa maglia che ho appena lavorato, carico sul filo. Entro nella maglia successiva, carico sul filo. Quando ho tre fili su, carico il filo e li scarico tutti e tre ancora entro nella stessa maglia mi sposto nella maglia successiva ho su tre fili carico il filo e li scarico tutti e tre ora io proseguo fino alla fine ci vediamo proprio alla fine del nostro giro che vi faccio vedere cosa fare ok sono arrivata praticamente alla fine quindi lavoriamo questa maglia insieme la, fa, e facciamo la stessa lavorazione ora sono arrivata che ho ancora una maglia vedete allora Entro nella mia maglia che ho appena lavorato, carico il filo, esco. Ora entro nell'ultima maglia che si vede poco, ma se voi vedete una stina qua davanti, vuol dire che dovete lavorarla. Entrate, caricate sul filo, avete tre ma maglie sull'uncinetto, caricate il filo e le scaricate tutte e tre. A questo punto, prima di voltare il lavoro, entrate nuovamente nella maglia, nell'ultima che avete lavorato, caricate il filo. E lavorate una maglia bassa ora una catenella ci alziamo, voltiamo il nostro lavoro e ricominciamo a lavorare nello stesso modo quindi entriamo proprio nel buchino della prima maglia sotto la nostra catenella che abbiamo appena realizzato qua carichiamo sul filo e usciamo ci spostiamo nella maglia successiva carichiamo sul filo e usciamo Carichiamo il filo, abbiamo su tre maglie, le scarichiamo tutte e tre. Nuovamente entriamo nella stessa maglia che abbiamo lavorato, carichiamo il filo e usciamo. Entriamo nella maglia successiva, carichiamo il filo e usciamo. Ne abbiamo di nuovo su tre, scarichiamo tutte e tre. Rientriamo nella stessa maglia e carichiamo sul filo. Entriamo nella maglia successiva e carichiamo sul filo. Abbiamo su tre fili, carichiamo il filo e scarichiamo. E ricominciamo praticamente la stessa lavorazione che abbiamo fatto nel giro sotto. Proseguiamo così per tutto il giro, ci vediamo nuovamente alla fine così vi faccio vedere un'altra volta come girare il lavoro. Sono arrivata alla fine del mio, del mio lavoro, quindi io entro nella maglia che ho già lavorato e carico il filo. Poi ho la maglia di chiusura, vedete che vi risulta sempre un po' strana, ma voi vedete la solina e sapete che questa è una maglia da lavorare. Entrate nella nell'ultima maglia in questo modo così la prendete uscite ne avete su tre caricate il filo scaricate tutte e tre e prima di voltare il lavoro entrate nella stessa maglia e lavorate una maglia bassa ok se adesso andiamo a contare abbiamo Contiamo da sopra le asoline che si sono create. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e ripartiamo che sono uscita dalla camera, se no non riesco a farvi vedere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 maglie. Eccole qua. Dovrete sempre avere la stessa quantità di maglie. Se noi adesso ci alziamo con una, con una catenella, voltiamo il nostro lavoro, rientriamo nella prima maglia che abbiamo lavorato e carichiamo sul filo, entriamo nella successiva, carichiamo sul filo e andiamo a chiudere tutte e tre e poi ricominciamo il nostro giro come abbiamo fatto sempre caricando prima nella maglia che abbiamo appena lavorato, poi nella maglia successiva e poi scaricando. Quando arriviamo alla fine del nostro giro... Adesso io ci arrivo in un attimo così vi faccio vedere. 1 2 Ok. Siamo arrivati. Lavoro questa, ne lavoro ancora una. Lavoro l'ultima, quindi entro nella mia nell'ultima maglia lavorata. Entro nell'ultima che vedete che è in diagonale quindi è un po' stortina, ma centriamo lo stesso e si vede facilmente e chiudo tutte e tre le maglie insieme. Vado a lavorare una maglia bassa e se prendo il mio lavoro e vado a contare: una, due, tre. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 maglie. Se vi dimenticate di lavorare l'ultima maglia bassa nell'ultima nel, nell maglia sottostante, man mano andrete a mangiarvi la lavorazione, quindi non vi verrà lineare la, la vostra sciarpa. Quindi mi raccomando, ricordatevi di lavorare una maglia bassa subito dopo aver lavorato l'ultimo modulino in modo da poter avere sempre le stesse maglie che si ripetono. Voltiamo il lavoro, entriamo sempre nella prima maglia sottostante. Carichiamo, entriamo in quella successiva, carichiamo e chiudiamo. La lavorazione è sempre uguale, quindi tutti i giri sono uguali. Ma è un, è un bel punto. Quindi, non ci anche se è una sciarpa, io cercavo un punto che non mi annoiasse dopo 30 cm di sciarpa. Anche se è un punto tutto uguale, è divertente e dinamico da realizzare, quindi la sciarpa cresce eh, velocemente. Poi, con questo filato scivola, questo filato. Non scappa dall'uncinetto, ma scivola benissimo e quindi è anche proprio piacevole. Lui da lavorare. Ora, ehm, il punto è sempre questo: dovete procedere nello stesso modo fino a, eh, ad aver realizzato la lunghezza che desiderate. Io vi consiglio almeno due metri per poter iniziare a cucire e poi decidere quanto proseguire. Facendo l'asolina, eh, l'ultima maglia bassa lavorata nella nell'ultima solina che ci resta vedete che il lavoro resta ben chiuso e ben lineare quindi se io vi faccio vedere la sciarpa procede proprio bene 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 dritta mi raccomando ricordatevi di fare anche l'ultima maglia bassa eh, nell'ultima maglia che avete lavorato procediamo eh, fino a raggiungere almeno i due metri di lunghezza come vi dicevo della nostra sciarpa poi iniziamo a chiudere il nostro lavoro, e quindi vi faccio vedere la chiusura, e poi proseguiremo con un'altra lavorazione sotto in modo da rendere un pochino più dinamico il lavoro. Nessuno vi vieta anche qui di continuare a lavorare a oltranza, sempre con lo stesso punto e, e poi chiudere, libere di fare quello che volete. Ci vediamo per cucire la maglia. Una volta arrivate al momento di cucire la nostra maglia sarpa non ho possibilità di farvi vedere cosa fare se non usando il manichino quindi io ora vi faccio vedere cosa vado a realizzare sul manichino dopodiché ogni passaggio mi fermo riprovo eh, la maglia su di me e, e vado a cucire però se lo faccio su di me diventa veramente impossibile farvelo vedere e se ve lo faccio vedere al tavolo senza eh, farvi vedere L'inizio eh, de del lavoro eh, non si capisce assolutamente niente, quindi vi chiedo scusa già da adesso se entrerò in camera e se, si, e me, se vedrete anche me, ma è davvero l'unico modo che ho per farvi capire che cosa dovete fare. Quindi noi andiamo a prendere la nostra sciarpa. I, eh, io ho lavorato, come vi dicevo, circa due metri, dopodiché ho messo un marcapunti e ho fermato il mio lavoro. Questa parte è la parte che va sotto. Quindi vado a prendere la sciarpa da dove ho iniziato e vado a cercare il diritto del mio lavoro. Se avete fatto eh, dei cambi di filo vi accorgerete che il diritto del lavoro eh, si vede, perché nel dietro si vede proprio una lavorazione quando c'è il cambio di filo differente. Prendete la vostra sciarpa e dovete appoggiare la prima parte in questo modo. Dopodiché girate la vostra sciarpa è andata ad accompagnarla così quindi la prima cucitura che andremo a fare è questa ora quando vi proverete il lavoro ovviamente vedrete che questa parte sta sollevata provatelo su di voi ovviamente io ve lo faccio vedere sul manichino ma poi dovete cucirlo una volta provato su di voi per avere le misure giuste questa parte resterà sempre comunque sollevata perché poi una volta che la maglia sarà cucita questa parte si tirerà un po' giù tirandola un po' giù e poi facendo il giro di rifinitura vedete che l'effetto cambia mentre quando andate a cucire la vostra maglia l'effetto che noterete è proprio quello di avere un'impennata sopra che non è bellissima da vedere ma essendo elastica la vostra maglia poi tirerete giù per questo vi dicevo di non farla molto più ampia perché poi quasi saranno le braccia ci saranno le braccia e creeremo lo scalfo manica se voi fate questa parte troppo lunga non viene più lo scalfo manica quindi come dicevamo allora andiamo ad appoggiare questa parte facciamo girare la nostra sciarpa in questo modo e andiamo a fermare questa noi dobbiamo andare a cucire questa parte quindi io cosa faccio passo dietro al manichino perché sono più comoda Prendo dei marcapunti e per sapere dove devo andare a cucire, io vado a puntare un marcapunti sulla parte di maglia che ho eh, a destra e sulla parte di maglia che ho a sinistra. Stessa cosa poi vado a fare anche alla fine della mia sciarpa, quindi ho un marcapunti all'inizio della sciarpa e un marcapunti vado a puntarlo alla fine della mia sciarpa. E questa è la prima cucitura che vado a fare. Ora mi fermo, vado a cucire questa parte e vi faccio vedere, però cambiamo scenario, come si cuce questa parte. Dopodiché proseguiamo per realizzare gli scalfi manica. E andiamo avanti ad arrotolare la nostra sciarpa. Una volta che abbiamo preso la nostra misura, adesso la prima cosa che andiamo a cucire... È il, la nostra eh, la nostra parte dove abbiamo messo i marcapunti quindi andiamo a cucire e partiremo a cucire il nostro il nostro lavoro dalla parte del collo quindi questo è il collo e la parte chiusa noi inizieremo a cucire da qua e arriveremo fino alla fine della nostra lavorazione dove abbiamo il nostro marcapunti per poi proseguire eh, successivamente con le altre cuciture ma iniziamo proprio da questa quindi vado a prendere il mio filato con cui ho deciso di realizzare ehm, le, le, le mie cuciture stacco il marcapunti perché mi serve poter guardare dove, dove vado a lavorare e siccome abbiamo lavorato con le maglie basse, abbiamo creato una maglia bassa anche alla fine di ogni giro, abbiamo tranquillamente proprio le maglie pronte per essere lavorate. In ogni buchino, dall'altra parte vi corrisponde un altro buchino e potete andare a lavorare tranquillamente. Quindi io sono entrata nella parte davanti nella maglia di partenza e poi nella zona di partenza dell'altra dell parte. Che gioco di parole! Carico il filo. Esco e realizzo una catenella. Così ho iniziato la mia lavorazione di partenza. Ora i fili li metto dietro perché questi non vado a nasconderli. Siccome la cucitura è esterna ed è in rilievo, i, i fili preferisco nasconderli dopo sul, eh, sull'interno del lavoro. Quindi vado a lavorare una maglia bassa dentro ogni maglia bassa che mi si presenta. In questo modo. ogni maglia bassa che trovo vado a lavorare una maglia bassa è molto facile perché eh, con questa lavorazione eh, pur una parte eh, pur se una parte è in orizzontale l'altra in verticale comunque l'altezza delle maglie vi combacia in ogni caso e quindi veramente andare a fare la cucitura è semplicissimo e la nostra cucitura viene in questo modo e vedete che viene viene proprio a rilievo e fa e crea il, il suo contrasto quindi lavoriamo tutte le nostre maglie fino ad arrivare al marca punti successivo Arrivate al marcapunti, adesso intanto che parlo ci arrivo, arrivate al marcapunti, non andate a staccare il filo, andate eh, a staccare il marcapunti e quando avete finito, puntate il vostro marcapunti nell'ultima maglia che avete lavorato, così la lavorazione non vi si disfa. Potete andare avanti a prendere le misure per andare avanti a cucire poi successivamente, però non avete poi 50.000 fili da 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 staccare da nascondere. Se poi Invece di lavorare con tutto il gomito, siccome il filato per le cuciture è veramente poco, vi realizzate una pallina di filato da portarvi dietro come ho fatto io. Eh, anche se poi alla fine andremo a lavorare nuovamente sulla sciarpa per allungare e arrivare a decidere a, a che misura lavorare, avete un gomitolino piccolino, insomma, da tirarvi dietro e non un gomitolone gigante. Sono arrivata alla fine, vado a staccare il mio marcapunti. Lavoro le ultime maglie, stando bene attenta a lavorare anche quella ultima dell'angolino, in modo proprio da creare l'angolo. Ecco qua, entro nell'ultimo, entro nell'ultimo anche dietro, lavoro la mia maglia bassa, a questo punto prendo il marcapunti e vado a inserirlo nella solina Chiudo il marcapunti e tiro il filo, così la nostra lavorazione non si disfa più. E abbiamo chiuso la prima parte della nostra maglia. Ora torniamo sul nostro manichino per andare avanti e creare gli scalfi maniche e proseguire con le cuciture. Ora siamo tornati sul manichino. Abbiamo appena realizzato questa cucitura. Quindi la nostra sciarpa parte da qui, ha fatto questo giro, abbiamo cucito e ora la nostra sciarpa gira dietro arrivati a questo punto noi dobbiamo realizzare lo scalfo manica quindi abbiamo come angolo davanti dello scalfo manica la cucitura che abbiamo appena realizzato dopodiché approssimativamente eh, dovete contare 11, 11, 11 giri quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e 11 vuol dire che il nostro adesso il manichino non ha la mia taglia eh, quindi perché gli manca, gli manca tutto, tutto il seno davanti però per la mia taglia perché io lo sto facendo su di me io devo avere 11 giri di scarfo manica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 andrò a mettere un marca punti sull'undicesima sull'undicesimo giro qui stessa cosa sopra quindi, se ho fatto 11 giri sotto, vado a controllare e contare anche i miei giri sopra: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Undicesimo giro anche sopra. Vado a prendere il mio marcapunti. E ho perso il giro, quindi ricontiamo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sono qua. Vado a inserire il mio marcapunti in questo punto. Poi faccio il passaggio della mia schiena e arrivata dall'altra parte, quindi alla stessa altezza di dove ho realizzato questa cucitura, poi potete decidere voi se farlo. Più aperto o meno aperto, io voglio che si veda che ci sia solo, proprio solo solo lo spazio per il braccio perché poi questo lo tirerò giù e quindi verrà una specie di manichina. E non, eh, non voglio uno scalfo manica molto largo, ma se voi volete uno scalfo manica più largo, non fate altro che eh, andare a puntare marcapunti più in là. Eh. Ve lo provate addosso e vedete che ci deve passare il braccio. Cucci eh, questa è tutta una parte da cucire. Dopodiché bisogna contare la stessa cosa dall'altra parte. Quindi, quando eh, avete messo questo marcapunti e guardate dove vi cade il marcapunti, andate a far cadere l'altro marcapunti più o meno nello stesso punto. Quindi, io so che sotto perché l'ho già provato, eh, arrivo qua ho messo già anche vado a girare il manichino così. Ve lo faccio vedere. Ho messo già anche i marcapunti davanti, però non ho contato, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e 11. Quindi il mio marcapunti per il secondo scalfo manica si trova qua. Ora ricordatevi che i due buchi che avete lateralmente sono i buchi dello scalfo manica e quindi non vanno cuciti, vanno lasciati aperti, mentre Tutta la parte dietro, quindi questa parte, va cucita perché andrà unita. Allora facciamo così. Eh, siccome poi lavoriamo tutti insieme, possiamo procedere ed andare ad unire anche l'altro pezzo. Quindi vi faccio vedere come andare ad unire anche l'altra parte. Eh, sì. e giochiamo sempre con i marcapunti. La parte davanti a questo punto deve andare a combaciare sul sul, sulla parte sopra, la parte sotto deve combaciare con la parte sopra in questo modo. Ovviamente il manichino è piccolino, quindi non fate affidamento sulle misure del manichino, ma questo lavoro voi dovete farlo provandolo su di voi. Lo provate su di voi. Fate girare un po' la sciarpa, e ogni tanto non fate altro che. Puntare i marcapunti tra la maglia sotto e la maglia sopra in questo modo per poter fermare il lavoro. E fate ovviamente tutto il giro. Fate il vostro giro, puntate sotto, puntate sopra e andate avanti a puntare col marcapunti tutta la maglia questo se vi sentite sicure. Se non vi sentite sicure, io vi ho fatto vedere come si deve girare. Quindi voi potete anche attaccare gli scalfi manica, andare a cucire quello che è il di dietro, andare a uh, sì, cucire il di dietro, staccare il filo, riportarvi davanti, cucire questa parte fermarvi a un certo punto, mettere i marcapunti sul uh, sulla maglia, provarvi la maglia e andare a mettere il marcapunti su un altro pezzettino. Procedete per passaggi un pezzettino per volta, tanto bloccando il filo col marcapunti, vedete che la cucitura non vi si apre e man mano vi provate la maglia su di voi e andate avanti a cucire un pezzettino per volta facendo questo giro. Ora, voi vedete che qua non combacia perché la maglia è cucita sulla mia misura e la mia misura non è la sua. Eh, se lo fate su di voi sarà tutto molto più facile perché ecco se io dovessi cucirla su di lei andrei a fare questo lavoro e a questo punto vedete che non eh, non succede più niente io l'ho puntata ma perché l'avevo già calcolata sulla mia misura eh, quindi questo è come va cucito si parte da qui si fanno i buchi per gli scalfi manica adesso andremo poi a staccare il filo ma questo lo facciamo di là si cuce poi la parte della nostra schiena c'è l'altro scalfo manica si fa poi girare la sciarpa sulla pancia e si va a cucire dallo scalfo manica tutta questa parte si fa girare ancora la sciarpa e si va a cucire da questa parte questa è la teoria per come cucire la Maglia ed avere l'effetto della maglia sciarpa che eh, era tanto pi piaciuto a, qual a qualcuna di voi nel gruppo. Ora io metto via il manichino perché credo per ora di non dovervelo più far vedere. Andiamo insieme a realizzare le cuciture e poi per, proseguiamo per allungare la, la sciarpa perché ancora non è finita. Torniamo alle nostre cuciture. Ora dove avevamo messo il marcapunti. Noi andiamo a staccare il marcapunti e dobbiamo chiudere questa lavorazione. Quindi, voi chiudetela come volete. Io faccio una catenella in più, prendo le mie forbici e vado a tagliare il filo. Poi, questo filo lo nasconderò dopo nel giro dello scalfo manica. Subito dopo ci parte lo scalfo manica. Che noi non andiamo a toccare adesso, perché poi andremo a rifinire in un secondo tempo. Andiamo invece sulla parte dietro e abbiamo un marcapunti della fine dello scalfo manica, la nostra schiena e nuovamente il marcapunti per l'inizio dello scalfo manica successivo. Quindi cosa facciamo? Andiamo sul primo marcapunti di partenza e andiamo nuovamente a cucire le nostre due parti insieme. Quindi devono combaciarvi le maglie, vedete che vi combaciano. Tutta la lavorazione vi deve combaciare. Io devo entrare qua, quindi vado a togliere il mio marcapunti ed entro col mio uncinetto nella maglia di lavorazione e nella maglia dietro. Poi prendo il mio filo e nuovamente vado a caricare sul filo e a realizzare una catenella. E ora come abbiamo fatto per la parte precedente non facciamo altro che andare a, a lavorare una maglia bassa, sempre perché stiamo lavorando sul diritto del lavoro per avere le cuciture a rilievo, noi andiamo a lavorare una ba maglia bassa sopra ogni maglia bassa so eh, del bordo della nostra sciarpa. Io ho infilato il filo di partenza dentro per un 2-3 giri. Poi lo lascio andare e lo metto all'interno perché poi andrò a nasconderlo dopo. In questo caso di solito lo nascondo sempre mentre vado a cucire, ma siccome le cuciture sono esterne, preferisco non si veda poi il filo. Quindi lo metto sotto e proseguo a cucire insieme tutte le maglie della mia schiena, in questo modo ora. L'abbiamo già fatto, quindi è inutile che io vi faccia vedere come si vanno a cucire. Si prende una maglia sul davanti e una maglia sul dietro che combacino una con l'altra e si vanno a realizzare delle maglie basse. Io proseguo il mio, la mia cucitura sulla schiena, voi proseguite con la vostra e ci vediamo al marcapunti successivo. Sono arrivata dove ho il mio marcapunti e dove inizia lo scalfo manica successivo, quindi anche qui tolgo il marcapunti. Vado a lavorare l'ultima maglia, poi io realizzo la mia solita catenella e vado nuovamente a tagliare il filo, in questo modo e poi anche questo filo andrò a nascondere in un secondo. Tempo. Questa è la nostra cucitura sulla schiena. Abbiamo unito anche la schiena, ora ci spostiamo nuovamente e saltiamo lo scalfo manica e ci ritroviamo sullo scalfo manica del davanti ecco qua allora in questo caso io vi ho fatto vedere che adesso potete andare avanti a cucire io come faccio allora io parto dove ho lo scalfo manica quindi tolgo il marca punti entro dentro e nuovamente vado a lavorare la mia prima catenella in modo da aver legato il filo e poi realizzo Due o tre maglie con il filo all'interno per non perdermi la lavorazione, dopodiché il filo lo caccio all'interno e eh, lo vado a sistemare poi in un secondo tempo. Allora, quello che, eh, che io vi consiglio è lavorate un pezzettino in questo modo. Così avete fissato il lavoro, avete preparato lo scalfo manica e siete a posto. Mh, lavorate circa una decina di centimetri adesso quindi tiriamo via sto filo che mi dà solo fastidio no ha deciso che deve stare qua a rompere ok ok basta il filo è rimasto sotto andate avanti come vi dicevo una decina di centimetri a lavorare e unite le vostre due parti quindi il sopra e il sotto del davanti in questo modo dopodiché prendete il, mar il marca punti e puntate il vostro filo in modo da non disfare la lavorazione, vi prendete la vostra maglia, ve la infilate, vi provate il primo pezzo, quindi una ventina di centimetri di lavoro, mettete il marcapunti e andate a cucire. Proseguite a cucire questo pezzettino. Dopodiché vi fermate, riprovate la maglia. Controllate i 20 cm successivi e andate a cucire i vostri eh, successivi 20 cm. Siccome adesso scalfi non ne abbiamo, non c'è bisogno che io mi rimetta sul manichino e ogni 20 cm vi faccia vedere cosa dovete fare. Ehm, adesso andiamo avanti a cucire tutta la maglia finché non ci, avanzano, non ci avanza una spanna di lavoro. Quando ci avanza una spanna di lavoro... Ci fermiamo, mettiamo il marca punti al nostro filo così lo teniamo sempre lì attaccato e non dobbiamo eh, andare a fare poi eh, giunture cucine, da, sul, sul lavoro che poi si vedono. E proseguiamo con eh, il continuare la sciarpa o con la stessa lavorazione, come vi dicevo, oppure come farò io, con una lavorazione diversa per allungarla. Se vi piace così corta, chiudete tutto il lavoro e la maglia è finita. Io adesso vado avanti, cucio tutto e ci vediamo quando mi manca l'ultimo pezzettino che non andrò a cucire per proseguire perché io voglio allungarla. Ora come vi dicevo vado a realizzare, a continuare la mia sciarpa cambiando un pochino il punto per dare un po' di, di dinamicità al mio lavoro. Allora il punto che ho scelto ha un multiplo di 6, io poi devo andare a creare un pochino di spazio. Um, di, bor di bordura per far sì che quando vado a cucire, la mia maglia abbia un certo sostegno, quindi mi alzo con due catenelle. In sostituzione della prima maglia alta, nella seconda maglia vado a realizzare un'altra maglia alta. Nella terza maglia vado a realizzare un'altra maglia alta. Ora eh, salto, una, due, tre catenelle, entro nella quarta, quindi 1, 2, 3, 4, entro nella quarta e lavoro una maglia alta, una seconda maglia alta nella stessa maglia sottostante, 2 catenelle e due altre due maglie alte sempre nella stessa maglia sottostante, una e una, due, in questo modo. Una catenella di separazione e adesso salto 1, 2, 3, 4, 5 maglie, entro nella sesta e lavoro nuovamente il mio modulo. Quindi una maglia alta, una seconda maglia alta, 2 catenelle di separazione e nuovamente nella stessa maglia altre due maglie alte, una maglia alta e una seconda maglia alta, una catenella di separazione. Conto ancora 1, 2, 3, 4, 5, e nella sesta vado nuovamente a realizzare il mio modulo. Quindi un'altra maglia alta, una seconda maglia alta. 2 catenelle di separazione e nuovamente sempre nella stessa maglia sottostante altre due maglie alte in questo modo ora senza fare catenelle salto 1 2 3 maglie vado nella quarta e lavoro una maglia alta nella maglia successiva lavoro una maglia alta e nell'ultima maglia vado a lavorare di prenderla questa sarà un pochino dura eccola qua vado a lavorare una terza maglia alta quindi abbiamo un bordino da 3 un bordino da 3 e tre moduli di lavorazione all'interno ora ci alziamo con 2 catenelle voltiamo il nostro lavoro e andiamo a ripetere il giro quindi sulla prima maglia alta abbiamo già le due catenelle, andiamo nella seconda maglia alta e realizziamo una maglia alta. Andiamo sulla terza maglia alta e realizziamo una maglia alta. Ora senza catenelle di separazione, perché all'inizio e alla fine non si fanno, entriamo nel nostro archetto e lavoriamo nuovamente il modulo, quindi due maglie alte, due catenelle e due maglie alte una e una due catenella di separazione entriamo nell'archetto successivo del nostro modulo e andiamo a realizzare nuovamente due maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte in questo modo una catenella di separazione ventaglietto successivo di nuovo il modulo quindi 2 maglie alte una 2-2 due, due catenelle e 2 maglie alte siamo arrivati alla fine dobbiamo andare a realizzare le nostre maglie alte di chiusura quindi qui non facciamo la catenella di separazione entriamo nella prima maglia alta e lavoriamo una maglia alta entriamo nella seconda maglia alta e lavoriamo una maglia alta, entriamo nella terza maglia alta e realizziamo la terza maglia alta. Di nuovo 2 catenelle, voltiamo il nostro lavoro e ritorniamo a fare una maglia alta nella seconda maglia alta sottostante, una maglia alta nella terza maglia alta sottostante. Niente catenelle perché siamo all'inizio, ci buttiamo nell'archetto del modulo sottostante e lavoriamo il nostro modulo, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e nuovamente 2 maglie alte, una e una, 2. Una catenella di separazione, entriamo nel modulo successivo, di nuovo 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte una e una 2 catenella di separazione modulo successivo nuovamente 2 maglie alte una 2 ca catenelle e 2 maglie alte una e una 2 nessuna catenella di separazione Carichiamo sul filo e andiamo a lavorare una maglia alta sulla maglia alta sottostante, una maglia alta nella seconda maglia alta sottostante e una maglia alta nella seconda catenella che è in sostituzione della terza maglia alta sottostante. Questa è la lavorazione che andremo a ripetere adesso per tutta la lunghezza del, della nostra sciarpa che ci rimane. State ben attente, soprattutto al primo giro di partenza non dovete avere eh, maglie in eccesso o, me, o... In, in difetto per la lavorazione quindi se sotto ne avete 24 dovete lavorarne 24 sopra in modo che il vostro lavoro prosegua diritto se non andrebbe a stringersi o ad allargarsi procediamo così fino a raggiungere la lunghezza che desideriamo della nostra sciarpa io penso che andrò a lavorare tutto il mio gomitolo in modo da poter allungare il più possibile la mia maglia e ci vediamo poi per finire insieme la, la cucitura della nostra sciarpa allora, visto che sono arrivata a lavorare un bel pezzo della mia sciarpa con il disegno diverso e siccome io vado a cucirla man mano per non averla troppo lunga e soprattutto perché voglio arrivare eh, a fermare il mio lavoro quando la punta, quindi la fine della mia sciarpa si ferma sul fianco davanti più o meno. Quindi metto il marcapunti, mi fermo e vi faccio vedere come proseguire la cucitura passando dalla lavorazione che avevamo prima quindi aspettate che mi sposto questo gomitolo che adesso non mi serve passando come vi dicevo dalla lavorazione che avevamo prima alla lavorazione che abbiamo adesso perché mentre prima eh, lavoravamo tutto su maglie alte maglie basse quindi era semplicissimo cucire adesso bisogna avere un, eh, un accorgimento in più quindi vado a staccare il mio gomitolo che mi ero attaccata per essere più comoda e non averlo mezzo mentre andavo a lavorare proseguo un attimino a cucire l'ultima spanna che mi ero lasciata di eh, lavorazione uguale a quella che abbiamo fatto fino adesso e come arrivo sulla lavorazione nuova della mia sciarpa vi faccio vedere come andare a legare insieme le due parti ok sono arrivata dove inizia la mia lavorazione diversa quindi sempre tenendo le due parti che eh, in modo che combacino, io entro nella maglia alta che ho realizzato e vado a lavoro entro. Allora vediamo se riesco a farvi vedere nella maglia alta che ho realizzato. Dietro vado a prendere la mia maglia bassa e lavoro la mia maglia bassa. Il punto successivo lo vado a fare dove c'è il nodino di lavorazione, eccolo qua. Entro di qui dietro, entro come al solito nella mia maglia bassa e chiudo. Nuovamente dentro nella maglia alta, vado dietro dove c'è la mia maglia bassa e chiudo. Ora dentro il nodino tra le due maglie alte, quindi di qua, entro di là e prendo la maglia bassa e attacco. Dentro nella maglia alta, vado dietro dove c'è la maglia bassa e attacco. Nodino, quindi entro nel nodino, vado dietro dove c'è la maglia bassa e attacco. E proseguo così ecco la nostra cucitura anche dove c'è la lavorazione differente una maglia bassa dentro nella maglia alta e una maglia bassa dove c'è il nodino tra le due maglie alte eh, vi sarete accorte che mentre andrea andavate a lavorare questa parte eh, l'effetto era di restringimento quindi questa sciarpa sembrava più stretta di questa e in realtà poi quando andrete a cucire questa si apre e arriva ad avere lo stesso spessore e eh? quindi andate avanti tranquille allora benissimo io adesso vi ho fatto vedere anche come cucire questa parte ora direi che possiamo procedere da sole fino a raggiungere sia a lavorare che a cucire fino a raggiungere la fine della nostra maglia ci vediamo quando abbiamo cucito e abbiamo raggiunto eh, la fine per andare ad effettuare le rifiniture e finire la nostra maglia Benissimo, allora io ho raggiunto la misura che volevo per la mia maglia, quindi sono arrivata a cucire all'altezza della fine del mio lavoro, ora posso, ho già tagliato il filo, posso andare a chiudere quello che è la lavorazione della mia sciarpa, quindi io prendo e chiudo il mio lavoro in questo modo e così questa è finita, la sciarpa è finita. Ora io ho rifinito fino al, alla fine della mia sciarpa. Vado a staccare il marcapunti così riprendiamo in mano l'uncinetto e vi faccio vedere quello che vado a fare. Ora per tutto il mio contorno. Quindi l'ultima maglia che dovete andare a lavorare, qua avete due catenelle in sostituzione della prima maglia alta oppure una maglia alta. In qualsiasi caso, sia che abbiate le due catenelle, sia che abbiate l'ultima la maglia alta entrate nella testa della vostra maglia, quindi o nella seconda catenella a partire dal basso oppure nella testa della maglia alta e andate a realizzare l'ultimo punto in modo che la vostra eh, lavorazione risulti proprio lineare. Ora, io cosa vado a fare? Non faccio fa va non vado a fare altro che lavorare delle semplicissime maglie basse su tutto il bordo della mia maglia quindi ogni maglia. Ho del giro sopra e anche qui voi avete la lavorazione quindi una maglia all'interno della maglia alta, una maglia nel nodino di lavorazione in modo da avere sempre comunque le maglie perché la cucitura è a vista quindi avrete sempre le maglie distanziate allo stesso modo e la lavorazione è eh, omogenea se saltate qualche maglia eh, poi non è che non è che si veda mh, se qualcuno non lo sa non lo vede però se, se poi si va a guardare bene la lavorazione si vede una parte sormontata in questo modo invece si evita io vado quindi a lavorare ogni una maglia bassa dentro ogni spazio della mia lavorazione così e vado a farlo per tutto il contorno e sul bordino delle, eh, della mia sciarpa sul bordino della sciarpa io andrò a lavorare una maglia bassa sopra ogni maglia sottostante. Dove ho le due catenelle di separazione, andrò a lavorare eh, una sola maglia bassa, quindi dentro nell'archetto realizzerò una maglia bassa sola. Una maglia bassa sulle due su ogni ognuna delle due maglie alte, una maglia bassa nell'archetto e di nuovo una maglia bassa sopra le due maglie alte e proseguo fino a qua. Arrivata alla giuntura, vado a chiudere il mio lavoro. Stessa cosa poi andrò a fare sul collo, quindi sul collo ogni buchino che avrò delle maglie basse, quindi dei giri di maglie basse, andrò a lavorare una maglia bassa, sempre col filato quello di contrasto, però siete liberi di eh, anche qui lavorare come vi pare. Una maglia bassa in, in tutto il giro e stop stessa cosa andrò a fare nello scalfo manica quindi mi farò tutto il bordino in giri di, eh, con un giro di maglie basse tanto per rifinire un pochino il mio lavoro a questo punto se per caso vi rendete conto che avete fatto lo scalfo manica troppo grande e dietro vi si apre troppo nessuno vi vieta di Andare a chiudere ancora un pezzettino prolungando la cucitura che avete fatto in precedenza. Quindi rinfilate il filo e cucite ancora un pezzettino per rendere più piccolino lo scalfo manica. Io penso che un paio di giri eh, così per stringere un pochino lo scalfo manica li farò meglio farli dopo piuttosto che dover smontare perché li ho fatti prima e non ci stavo. Eh... Una volta che abbiamo fatto questi giri di rifinitura abbiamo finito il nostro lavoro, non ci resta altro che nascondere tutti i fili e la nostra maglia sciarpa eh, è finita. Io vi saluto, eh, proseguo nella mia lavorazione, poi scatterò le foto e, e quindi eh, una volta finito riuscirò anche a fare qualche foto. Vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo al prossimo tutorial.